Discoteche aperitivi e tanti giovani senza mascherina, un pericolo per la diffusione del virus. Quel ministro della Salute Speranza, con ordinanza firmata il 16 agosto, ha posto lo stop. Sospese le attività del ballo, all'aperto e al chiuso, obbligo di mascherina anche all'aperto, dalle 18 ore dello spritz alle 6 nei luoghi a rischio assembramento. I cittadini sono d'accordo al 100%, che poi questi mandano i figli in vacanza, a destra manca, però dopo si protestano perché a scuola non ci sono i distanziamenti sociali, vero? Però in discoteca sì, ma a scuola no. Sì, io sì, anche se non mi interessa direttamente, sicuramente sì, ci saranno altri momenti, altre forme per tenere i ragazzi, per interessarli a qualcosa, non può essere solo quello. Non ci sono le condizioni necessarie per eh, rispettare le norme di sicurezza. Sì perché comunque si evitano gli assembramenti e se le persone non riescono a essere ehm, più consapevoli loro stesse, eh, allora bisogna agire dall'esterno. Concordi anche i più giovani che considerano indispensabile l'uso della mascherina durante l'aperitivo e le serate all'aperto. Metto la mascherina, sì, come diceva lei, le persone devono essere più consapevoli e quindi è necessaria, basta. Certo. Chiaramente, se sono seduto al tavolo e devo mangiare qualcosa, la tolgo, però sì. Pensa anche agli imprenditori del settore, i dipendenti, l'assessore al commercio del comune di Padova, Antonio Bressa, che chiede al governo misure di sostegno. Se si è arrivati a questo punto, a questa decisione, è perché probabilmente è la scienza che ci dice che sono queste le situazioni nelle quali si sta diffondendo di più. Il Covid-19. Allora a questo punto mi viene da pensare meglio prevenire oggi con eh, questo intervento piuttosto che dover eh, adottare dei provvedimenti molto più severi e anche molto più impattanti dal punto di vista economico nei prossimi mesi.